tradizione podistica Carovigno nasce nel 2005 e l'associazione è una società che di matrice sportiva dove insieme un certo numero di ragazzi e ragazze si sono uniti per coltivare la passione della corsa, portandolo in giro un po' per l'Italia e non solo, anche all'estero. Inizieremo subito il programma delle campestre, dei cross, gireremo un po' per la Puglia per nelle varie località, Palagiano, Brindisi, Putignano, Alberobello e altro, dove affronteremo queste prove di cross. E poi dalla primavera si inizierà ad affrontare le gare su strada, 10.000, le mezze maratone e le maratone. Per quanto riguarda il nostro programma 2012, per quello che realizzeremo, primavera, marzo, usciremo con una rivista di atletica realizzata proprio dalla Polizia Carovigno, che si chiamerà Corri a Carovigno. Giusto per promuovere quello che sono le attività sul territorio e attraverso la promozione dello stesso territorio, per portarlo alla luce di tutti coloro che lo vogliono magari visitare e conoscerlo meglio. A giugno, nella prima settimana di giugno, possibilmente in coincidenza della giornata nazionale dello sport, vedremo di realizzare il trofeo dei Santuari Mariani, che è una nuova gara che l'anno scorso nell'edizione 0 abbiamo già provato e ci è sembrato opportuno portare avanti questa idea, cioè coniugare i due santuari, cioè il santuario della Madonna di Fatima, partenza di Ostuni, ed arrivo al santuario della Madonna di Belvedere, passando per Carovigno. Una gara sui 9,3 km e abbastanza tecnicamente facile, in quanto si passa da un livello di altitudine dai 150 ai 100 metri. Dopodiché si passerà al Trofeo delle Due Torri, come alla settima edizione nazionale. Questa edizione che quest'anno si ripresenta sempre nell'ultima domenica di luglio. Spero di mantenere, anzi tutti quanti noi speriamo di mantenere alto il livello di questa manifestazione, perché la manifestazione di Carovigno, tutti i cittadini la ritengono ormai loro, questa, come giusto che sia, questa manifestazione, e noi tutti vogliamo che ciò avvenga nei migliori del mondo. Poi arriviamo a settembre, dove a settembre riproponiamo la staffetta in piazza, sempre nel centro storico, e percorrendo i 700 metri delle vecchie mura di Carovigno. Sono un unico giro, come dicevo prima, di 700 metri, ed è bello perché qui nella staffetta ritroviamo una competizione un po' goliardica, già dalla sua formazione di atleti per squadra composta da 3 uomini e una donna. E si corre nelle vie cittadine di Carovigno, dove ci sono circondate chiaramente dalle vecchie strade di Carovigno. Siamo arrivati a settembre, dopodiché si arriva in autunno e si conclude il ciclo della stagione agonistica per quanto riguarda le mezze maratone, le maratone per fine anno. Questo di massima è quanto vorremmo realizzare
per il 2012. Mimmo, c'è pazzi da fare. Non so, però devi tagliarla sicuramente. No, no, non picchio solamente le cose più belle. Prendi le cose più... Sì.